questo nastro attaccato all'albero, serve per aiutarsi poi a salire dalle persone che sono in quella baraccopoli giù in fondo. Curazione. Si può andare lì? Sì. Ok. Papa, sì. Ah, vicine. Sì. Da quanto vivete qui? Da 2 mesi. Sì, plec la Romania. Fa chi soldi autobus, la Romania. Porto a chi carabinieri, polizia municipale, a permissione se farci un bel a tutti. Polizia. Di qua poco la camera. Ecco. Sì. Cosa c'è? Qui c'è un'altra baraccopoli e lì buttano tutta l'immondizia. Guardate un po' cosa c'è. Punto di valore. Qui ci hanno promesso che sarebbe venuto un parco ciclabile per tante famiglie, hanno fatto anche dei plian dove ci hanno fatto vedere la bellezza, diciamo, ma solo sulla carta è disegnato, ma di definitivo qui non c'è niente, assolutamente niente. Sarebbe un posto meraviglioso per il parco se riuscissero a completarlo, ma i lavori sono fermi. Questo è quello che hanno fatto fino adesso, lo potete vedere. I lavori erano previsti per fine a gennaio di quest'anno, invece si è tutto fermato. Questa è la zona dei bambini, il parco bambini. Da parecchio stanno chiedendo i cittadini di completare, di fare di questo parco una delle zone, diciamo, tra le più belle di Roma. No, il parco non è ancora fatto, bello bello. Quando è fatto verrai. Qui sono 7 anni che credo che c'è palco, che c'è palco, c'è palco. Io questo palco sono ancora vedendo. Non lo fa. E si hanno mangiato i soldi, c'erano 3 anni le ruspe. Invece di una delle zone più belle di Roma, abbiamo visto che ci sono discariche, insediamenti zingari, bipecore, di tutto meno che il parco come si deve. Ma scusate, ma questo è l'ultimo pezzo di fetta di Roma che si può costruire? Non era normale che in un lavoro pubblico ci sia un cartello con proprietà privata? Non è una persona. Ma è abusivo perché non c'è nessun codice, nessuna autorizzazione. Bene, lei prova a toglierlo. E che succede? Quindi vengono i signori di Roma Capitale del progetto del parco. C'è un progetto del 64 che là dove sono quelle dune si dovevano fare delle villette.